Le cose non vanno fatte perché si è costretti a farle, bisogna farle perché si è convinti di farle. E dunque abbiamo proposto ai pubblici esercenti di avere comportamenti che poi sono quelli che comunque dovrebbero avere, ma convintamente. Un patto d'onore con i ristoratori per far rispettare così al massimo le misure di contenimento alla pandemia, sia da parte degli avventori che degli stessi esercenti. Questa è l'ultima mossa del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Con il quale si impegnano a non servire alcol ai minori, a non servire alcol a chi già palesemente non è in grado di sostenere, a non servire alcol da sport, cioè tutti quei comportamenti che già loro sanno di dover mantenere, però li vogliamo coinvolgere emotivamente. Anche un controllo dell'uso corretto delle mascherine, insomma della gestione del suolo pubblico. Esattamente, diciamo che questa città si è un po' ritrovata, no? Piazza Grande ha una frequentazione che non aveva mai avuto, le altre piazze si stanno popolando anche loro, il Sagrato del Duomo, visto il sottosagrato del Duomo, ha dei tavolini fuori. Bene, tutto questo va fatto in sicurezza e con civiltà, e sicuramente chi serve il bicchiere di vino è parte di questo gioco. Il tutto è già contenuto in un documento che sarà proposto ai titolari degli esercizi pubblici. Chi vorrà firmarlo avrà anche una decalcomania, una vetrofania da mettere sulla vetrina del pubblico esercizio, che lo identifica come uno di coloro che sentono questo problema come loro. Intanto anche in questo fine settimana saranno intensificati i controlli in città da parte della polizia municipale. Un po' su tutta la città, quindi ci saranno più possibilità di poter controllare le persone, quello che fanno, come si comportano. È ancora tempo di attenzione e cautela? Assolutamente, attenzione e cautela, perché noi oggi ci giochiamo il nostro futuro. Altre regioni, stamani ero al telefono con un amico veneto, mi dicono che stanno pensando di richiudere, perché questa apertura ha comportato il Tana liberi tutti, la gente non si è comportata come doveva e sono ripartiti i contagi. Da noi ancora no, e dobbiamo fare in modo di mantenerli bassi.